Nel video precedente abbiamo accennato ai momenti che costituiscono quella che Hegel chiama la cosa dalle molte proprietà, das Ding von vielen Eigenschaften. Adesso cercheremo di scendere nel dettaglio leggendo il testo hegeliano ed in particolare i paragrafi 24 e 25 del capitolo sulla percezione per cercare di comprendere per quanto è possibile quello che Hegel intende quando appunto parla di causalità, di cosa e di proprietà. Andiamo dunque senz'altro a leggere il testo e a cercare di commentarlo. L'esempio che fa Hegel ci può aiutare, l'esempio del sale. Ci può, diciamo così, fornire un appiglio per comprendere il significato di alcune espressioni che non sono proprio di facile comprensione. Insomma, la difficoltà del linguaggio hegeliano è nota a tutti e occorre, diciamo così, avere una certa familiarità per poter muoversi agevolmente tra le pagine della fenomenologia dello spirito. Ma ecco, gli esempi, alcuni esempi sono abbastanza chiari e ci possono appunto fornire qualche indicazione per comprendere anche il linguaggio che Hegel usa nelle sue opere. Allora, a proposito della causalità, Hegel dice: questo sale è un qui semplice ed è in pari tempo molteplice. Dunque l'esempio del sale, noi abbiamo certamente il sale è un qui semplice, il sale è qui davanti a noi. Questo qui semplice, semplice nel senso che appunto è immediatamente presente alla nostra percezione, non si distingue in se stesso, no? Diciamo così, costituisce l'oggetto di un atto immediato di apprensione da parte della coscienza percettiva. Questo qui semplice, tuttavia, in quanto appunto è il sale, contiene in sé delle differenze, cioè noi percepiamo anche le differenze. E infatti esso è sì un qui semplice, ma è in pari tempo molteplice, cioè è bianco ed è anche sapido ed è anche cubico di forma e anche di un peso determinato. Ecco dunque che l'oggetto che la coscienza percettiva si trova di fronte è certamente diciamo così, un oggetto unitario, no? È il sale. Tuttavia è una unità che presenta anche una molteplicità. È uno ed è molteplice al tempo stesso. Tuttavia fate attenzione a questo anche. Nel testo la parola anche viene evidenziata perché appunto l'anche designa questo sostrato, diciamo così, questo luogo indifferente in cui si trovano tutte insieme radunate, senza tuttavia toccarsi, il molteplice delle proprietà. Tutte queste molte proprietà sono in un qui semplice, dove esse dunque si compenetrano. Questo è un altro particolare che bisogna tenere presente. Queste proprietà sono sì molte, ma nel qui semplice, nell'unità indifferenziata della sostanza, esse si compenetrano e si compenetrano tuttavia senza toccarsi. Nessuna ha un qui diverso da quello dell'altra. Anzi, ciascuna è ovunque dove è anche l'altra e in pari tempo
senza essere staccate per via di qui diversi, cioè queste proprietà non sono staccate per via di qui diversi, non si trovano, diciamo così, in cose diverse, sono le proprietà del sale. Abbiamo detto che il sale è il qui semplice in cui si trovano tutte queste proprietà e dunque non ci sono qui diversi in cui queste proprietà si distribuiscono. Se noi pensiamo ad esempio al sale, poi vicino immaginiamo un granello di pepe, potremmo dire che le proprietà si distribuiscono nel sale e in un qui diverso che sarebbe il pepe. Qui invece no, quindi noi stiamo parlando di proprietà che sono tutte insieme compresenti in un unico qui, quindi nel sale. E tuttavia non si affettano, dice Hegel, non si toccano le une con le altre, ciascuna si rapporta a se stessa e quindi non va a disturbare le altre. Lo dirà appunto nelle righe successive. Rileggiamo, tutte queste molte proprietà sono in un qui semplice, abbiamo detto il sale. Dove esse dunque si compenetrano, nessuna ha un qui diverso da quello dell'altra, anzi ciascuna è ovunque dove è anche l'altra. E in pari tempo, senza essere staccate per via di qui diversi, in questa compenetrazione esse non si affettano. Il bianco non affetta né altera il cubico, entrambi non toccano il sapido, eccetera. Anzi ciascuna, poiché è un semplice rapportarsi a se stessa, lascia in pace le altre e loro si rapporta solo mediante un indifferente anche. Questo anche è dunque proprio il puro universale o il mezzo, è la causalità che raccoglie insieme quelle proprietà. Quindi vedete come la causalità si caratterizza per il fatto di essere sì una specie di contenitore, di sostrato che accoglie in sé tutte le diverse proprietà, ma tuttavia è un sostrato indifferente. La sostanza del sale non si distingue in nulla dalla sostanza del pepe o dalla sostanza di un'altra cosa. Si distingue soltanto in quanto accoglie in sé delle proprietà, il bianco, il sapido, il cubico, che sono diverse da altre proprietà che potrebbero trovarsi in altre cose. Dunque, queste proprietà si trovano tutte insieme in questo anche, in questo universale mezzo, che è tuttavia indifferente, cioè che non si distingue da un altro universale mezzo, perché se si distinguesse non sarebbe un universale mezzo, ma sarebbe qualcosa di determinato. Le proprietà dunque si trovano tutte quante in questo universale mezzo ed esse, diciamo così, stanno ciascuna per se stessa, il che significa che ogni proprietà è quella che è, e non si rapporta alle altre proprietà, non si compenetra con le altre proprietà, sebbene tutte insieme stiano nello stesso identico luogo. Quindi immaginate queste proprietà che si trovano compresenti nello stesso identico luogo. E tuttavia ciascuna è libera dalle altre, e tuttavia ciascuna è ben distinta dalle altre. Ciascuna è quello che è e non si mescola, diciamo così, con le altre proprietà. Quindi abbiamo da una parte la bianchezza, da una parte la sapidità, da una parte la forma cubica, da una parte quel determinato peso, tutte insieme compresenti nello stesso luogo indifferenziato, che è appunto la causalità, che è appunto questo universale mezzo, che è appunto l'anche di cui parla Hegel,
queste proprietà, diciamo così, si rapportano le une alle altre solo grazie a questo universale mezzo e non in quanto sono proprietà determinate. Dunque, il loro rapporto reciproco, il rapporto del bianco con la sapidità, il rapporto della sapidità con il bianco e con la forma cubica, è un rapporto, diciamo così, indiretto, è un rapporto che passa esclusivamente per il loro mezzo comune, che è appunto diciamo così, il sostrato che le accoglie tutte quante. Ma per se stesse esse non hanno relazione le une alle altre. Questo, tuttavia, è soltanto uno dei lati della questione, il lato appunto che Hegel chiama la causalità. Ma l'oggetto della coscienza percipiente, abbiamo visto che mostra anche un altro lato. E secondo questo altro lato, lo vedremo tra poco, l'oggetto, diciamo così, può essere definito come cosa. L'oggetto dunque non è soltanto questo universale mezzo che accoglie le proprietà, che accoglie il molteplice delle proprietà, ma è altrettanto anche una cosa. Vediamo adesso come avviene il passaggio, diciamo così, dalla causalità alla cosa. In questa relazione che è risultata per la prima volta il carattere dell'universalità positiva è sviluppato e lo si può osservare. Quindi la relazione che è risultata è la relazione tra le diverse proprietà e il loro mezzo. Abbiamo detto che le diverse proprietà del sale sono appunto le diverse proprietà del sale in quanto si rapportano tutte quante insieme ad un unico mezzo, ad un qui semplice che è appunto potremmo dire per semplificare che è la sostanza, il sostrato del sale. E grazie a questo il sale, grazie al fatto che questa sostanza indifferenziata accoglie in sé queste determinate proprietà. Quindi in questa relazione che è risultata per la prima volta il carattere dell'universalità positiva è sviluppato e lo si può osservare. L'universalità positiva dunque è la causalità, cioè l'indifferente mezzo. Ripetiamo ancora una volta questo anche, che accoglie in sé il molteplice, che accoglie in sé le diverse proprietà e queste diverse proprietà si rapportano tra di loro soltanto in virtù di questo, diciamo così, fondo comune, di questo contenitore comune in cui tutte insieme stanno. Non si rapportano tra di loro. Secondo questo lato, le proprietà non si rapportano tra di loro, ma si rapportano soltanto con ciò che esse hanno in comune, cioè la causalità. Ma si presenta anche un altro lato che deve venire preso in considerazione. Quindi l'oggetto non offre soltanto il lato della causalità, ma offre anche un altro lato. E vediamo di che lato si tratta. Ossia, dato che le molte determinate proprietà fossero senz'altro indifferenti e si rapportassero solamente ciascuna a se stessa, non sarebbero proprietà determinate. Esse infatti lo sono, in quanto si distinguono e si rapportano ad altre proprietà come opposte. Ecco l'altro lato. Da un lato dunque abbiamo l'universalità positiva, dall'altro bisogna considerare che queste diverse proprietà
sono proprietà determinate solo ed esclusivamente in quanto si rapportano a proprietà opposte. Noi abbiamo già visto poco fa come comunque le proprietà si rapportano tra di loro in quanto, diciamo così, appartengono alla causalità, in quanto sono nella causalità, sono in questa unità indifferenziata che è la sostanza del sale. E quindi, diciamo così, c'è un rapporto, benché indiretto, delle proprietà, del sale tra di loro, grazie all'universale mezzo. Ma queste proprietà, per essere proprietà determinate, devono rapportarsi anche alle proprietà loro opposte. Non sarebbero, cioè, proprietà determinate se si rapportassero tra di loro unicamente per mezzo del loro contenitore comune. Facciamo un esempio. La proprietà della bianchezza propria del sale è una proprietà determinata, cioè è la proprietà della bianchezza in quanto si rapporta negativamente alla proprietà dell'essere nero. In termini più semplici, noi possiamo dire che il bianco è bianco in quanto non è il nero, che il salato è salato in quanto non è il dolce, che cioè nel bianco né il salato, diciamo così, esisterebbero se non esistessero anche il nero e il dolce. Quindi vedete come la determinazione di una proprietà significa un rapporto, diciamo così, essenziale con il suo opposto. Nella logica Hegel fa l'esempio della pura luce e delle pure tenebre. Se noi consideriamo l'essere come la pura luce, come qualcosa di indeterminato, ecco, questa pura luce è equivalente alle pure tenebre, cioè alla negazione, al nulla, alla negazione dell'essere. Perché? Perché sia nella pura luce sia nelle pure tenebre non è dato distinguere nulla. Dunque, ciò che si determina come una proprietà, la bianchezza, la sapidità, eccetera, eccetera, è tale in quanto si rapporta al suo opposto, è tale in quanto, diciamo così, ha una relazione essenziale, costitutiva, con ciò che essa non è. Se non ci fosse questa relazione, non ci sarebbe nulla di determinato. Noi non potremmo distinguere nulla e dunque non potremmo neanche conoscere nulla. Quindi vedete, l'altro lato è il lato per cui quelle proprietà si determinano solo in opposizione ad altre proprietà, le quali si trovano al di fuori di quella unità semplice che nell'esempio di Hegel è il sale, no? È quella unità semplice in cui si raccolgono quelle determinate proprietà. Dunque, dato che le molte determinate proprietà fossero senz'altro indifferenti e si rapportassero solamente ciascuna a se stessa, non sarebbero proprietà determinate. Questo l'abbiamo già spiegato, no? Una determinata proprietà non può essere indifferente, deve contenere in sé la differenza, e la differenza è appunto l'opposizione con con un'altra proprietà che essa non è. Esse infatti lo sono, cioè sono proprietà determinate, in quanto si distinguono e si rapportano ad altre proprietà come opposte, ecco quello che abbiamo detto, no? Quindi queste proprietà sono proprietà determinate, non soltanto perché, diciamo così, si rapportano tra di loro all'interno dell'universale mezzo, all'interno della causalità, ma sono proprietà determinate anche e soprattutto perché si rapportano alle proprietà opposte,
che evidentemente non possono stare in questo caso, nell'esempio che fa Hegel, non possono stare nello stesso universale mezzo, cioè se il bianco è opposto al nero, il nero non può stare nella sostanza del sale, altrimenti dovremmo dire che il sale è al tempo stesso bianco e nero, cosa che evidentemente è assurda. Attenzione a questo passaggio. Esse però, cioè le proprietà, secondo questa opposizione, non possono stare insieme nell'unità semplice del loro mezzo. Quello che dicevamo poco fa, no? Non possono stare insieme il bianco e il nero, non può stare insieme nell'unità semplice del loro mezzo, no? Altrimenti il sale sarebbe bianco e nero allo stesso tempo, sarebbe salato e dolce allo stesso tempo. Avrebbe una forma cubica e rotonda allo stesso tempo. Quindi le proprietà, secondo questo rapporto di opposizione con le proprietà opposte, non possono stare insieme nell'unità semplice del loro mezzo, la quale unità semplice del loro mezzo è loro tanto essenziale quanto la negazione, evidentemente, no? L'universalità positiva, cioè la causalità, è tanto essenziale alle proprietà quanto la loro negazione, cioè la proprietà è proprietà determinata in quanto si oppone al suo contrario. Tuttavia, la proprietà o le proprietà determinate, per essere tali, devono essere appunto proprie di qualche cosa. Cioè devono in un certo senso aderire a una sostanza, in modo tale che esse caratterizzino in un modo e non in un altro modo questa sostanza, in modo tale che esse, diciamo così, individuino questa sostanza come sale e non come pepe. E tuttavia, questo lato dell'unità semplice indifferenziale è altrettanto, come dire, essenziale alle proprietà, perché le proprietà devono non possono stare da sole, non possono stare in un certo senso senza ciò che le mette insieme in un unico luogo. La distinzione di quest'unità in quanto essa non è un'unità indifferente, anzi, un'unità che esclude e nega altro, cade dunque oltre questo mezzo semplice. Ecco il passaggio ulteriore. Cosa vuol dire qui Hegel? Se le proprietà sono proprietà determinate, se cioè esse si caratterizzano come proprietà soltanto in opposizione ad altro, se queste proprietà del resto sono tali in quanto si trovano nell'unità semplice, diciamo così, in un anche, no? In un mezzo che le tiene tutte quante unite, anche questo mezzo, anche questa unità non può essere un'unità indifferente. Cioè, questa unità deve differenziarsi da un'altra unità che accoglie, diciamo così, proprietà diverse. E allora, per tornare all'esempio a cui accennavo, l'unità indifferente che accolga in sé le proprietà della bianchezza, della sapidità, della forma cubica, di questo determinato peso non sarà più una unità indifferente perché sarà appunto il sale. E in quanto sale, essa si distingue dal pepe. Essa si determina come sale in virtù di quelle determinate proprietà e non di altre. Ed in tal modo, dunque, non sarà più una sostanza indifferenziata,
ma sarà invece una, diciamo così, una cosa, una sostanza ben individuata dalle sue proprietà che appunto Hegel chiama cosa. Abbiamo dunque qui il passaggio dall'unità semplice indifferenziata alla cosa che Hegel chiama anche all'uno esclusivo. Uno esclusivo perché la cosa, in quanto cosa determinata che si distingue dalle altre cose, esclude da sé queste altre cose. Non è queste altre cose. E poiché non è queste altre cose, essa è appunto quella che è. Il sale esclude da sé il pepe, non è il pepe, ed è il sale proprio in quanto non è il pepe, non è l'albero, non è il tavolo, non è la casa, eccetera, eccetera. E perciò questo, cioè il mezzo semplice, e perciò questo non è soltanto un anche, unità indifferente, ma altresì uno, un'unità esclusiva, ecco quello che dicevamo. Dunque l'anche non è soltanto un'unità indifferente, non è una sostanza indifferenziata, no? Che non si distingue in se stessa da altro, ma accogliendo in lei le proprietà ed essendo le proprietà distinte tra di loro, anche in opposizione ad altre proprietà, questa unità indifferente in realtà non è un'unità indifferente, ma è appunto un uno esclusivo. È una unità che esclude da sé altre unità proprio in virtù di queste differenze che sono in lei. L'uno è il momento della negazione, in quanto esso si rapporta a se stesso in modo semplice ed esclude altro, cosicché la causalità è determinata come cosa. Ecco qui il passaggio dunque dalla causalità alla cosa. L'uno, certamente, è il momento della negazione, cioè l'uno, in quanto uno esclusivo, nega quella, diciamo così, universalità positiva, no? E indifferenziata che costituiva il momento, il dato, diciamo così, della sostanza che accoglie le diverse proprietà. Caratterizzandosi dunque come uno esclusivo, si caratterizza come cosa, non come causalità, non come unità indifferente, ma come una unità che accoglie in sé le differenze ed accogliendo in sé le differenze si distingue da altre unità, da altre cose. E allora avremo appunto le cose distinte le une dalle altre che hanno quelle determinate proprietà e non altre proprietà, e che costituiscono appunto l'oggetto della coscienza percettiva. Nel prossimo video vedremo come questo oggetto, che presenta dunque questi momenti, la causalità, la cosa e le proprietà, dicevo, vedremo come questo oggetto, nella riflessione, nel movimento della coscienza percettiva, si manifesterà in maniera contraddittoria al punto tale che la coscienza percettiva, che in realtà non è diversa dal suo oggetto, quindi la cosa, dalle molte proprietà, in realtà non è altro che, diciamo così, la coscienza della percezione che in qualche modo si riflette nel suo oggetto e che dunque scoprirà in questo oggetto delle contraddizioni che sono le contraddizioni della stessa coscienza.
Vedremo quindi nel prossimo video che tipo di contraddizioni, che tipo di difficoltà la coscienza della percezione dovrà affrontare e come appunto il parziale superamento di queste difficoltà la porteranno a un risultato che, come sempre in Hegel, costituirà un superamento della posizione precedente ed un avanzamento verso altri traguardi, altri risultati più elevati, sempre nel senso di una maggiore consapevolezza della coscienza. Bene, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video.